questo dipinto mi ha attratto perché è interessantissimo studiarlo. Io ho appena iniziato, quindi ho fatto delle prime osservazioni, però apre veramente perché consente di applicare quello che io ho cercato poi nei miei studi, di capire quale fosse il metodo giusto. Ecco, questo dipinto studiato consente proprio di applicare un approccio multidisciplinare, quindi di interessarsi dello stile, della tecnica, e mettere insieme le note stilistiche, tecniche, con quello che noi possiamo ricostruire attraverso i documenti, gli inventari. Ora, ci sono tanti elementi a favore di questo dipinto, a favore dell'autografia caravaggesca. Roberta mi ha invitato perché io ho fatto un dottorato, poi me ne sono pentita di aver scelto questo argomento, da cui ho ricavato un libro che si intitola Caravaggio tra originali e copie. Quindi mi sono occupata proprio del metodo, delle problematiche che si affrontano nei riconoscimenti dell'autografia. Non vi annoio, vi dico che vi esorto ad osservarlo con calma. Ecco, questo percorso espositivo è interessantissimo perché l'ubicazione è suggestiva e questo dipinto, come diceva Roberta, va osservato con calma, cioè ci invita a riflettere proprio sulla calma. È un dipinto che invita alla meditazione, alla contemplazione, e questa suggestiva ubicazione consente di apprezzarne i punti di forza, che ovviamente sono la regia luminosa, che vi rendete conto è straordinaria, perché si individua, no, che ci sono sorgenti di luce diverse, esterne, radianti. Poi è Roberta che ha studiato tutto nel dettaglio, perché lei è espertissima di schemi ottici, geometrici. Io non sono assolutamente così brava come lei, però quando sono stata a casa sua, nel suo studio, mi sono divertita, e lei confermerà, abbiamo intuitivamente, ho notato delle cose che poi lei ha dimostrato proprio sulla molteplicità delle direttrici luminose. Dietro c'è un grande regista, un regista che sa organizzare le fonti di luce, si illumina e si spegne questo dipinto, va osservato a distanze diverse, in condizioni di luce diverse, e forse, penso che Roberta concorderà, il momento ideale è la penombra crepuscolare.